Benvenuti su Audiofollia.it. Il mondo dell'intrattenimento piange la perdita di un'icona, l'attore. Cantautore e regista David Soul. Noto per il suo indimenticabile ruolo di Ken Hutchinson nella celebre serie televisiva Starsky e Hutch Soul, nato David Richard Solberg a Chicago nel 1943. Ha attraversato decenni di successi e cambiamenti nella sua carriera artistica lasciando un segno indelebile nella storia della televisione e della musica. La carriera di David solo ha avuto inizio nel 1967. Quando ha fatto la sua prima comparsa televisiva cantando una canzone e indossando una maschera da... Shee. Da quel momento in poi ha dimostrato il suo talento versatile recitando in diversi telefilm. Tra cui una memorabile apparizione in Star Trek. Tuttavia, è nel 1973 che Sol ottiene un ruolo che cambierà la sua vita, quello dell'ispettore. Hutchinson in Starsky e Hutch. La serie, che ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo. Ha consolidato la fama di Sol come uno degli attori più amati dello schermo. La sua chimica con il collega Paul Michael Glaser, che interpretava l'ispettore Starsky. Ha contribuito a rendere la serie un classico cult ancora oggi. La notizia della sua morte giunge come un colpo per i fan che hanno apprezzato il suo talento e la sua presenza affascinante sullo schermo. Oltre al suo successo televisivo, David solo ha intrapreso una carriera musicale altrettanto luminosa. Con i singoli Don't Give Up on Stati Uniti e Silver Lady, ha raggiunto la vetta delle classifiche inglesi e americane, dimostrando il suo eclettismo artistico. La sua voce calda e coinvolgente ha conquistato il cuore di molti, confermando che la sua arte non conosceva confini. Negli anni Ottanta, solo ha affrontato alti e bassi nella sua carriera, ma ha dimostrato una resilienza straordinaria continuando a lavorare come attore e regista. Nel 1988, ha sorpreso il pubblico italiano con la sua interpretazione dello spietato Riker nel Telefilm Il segreto del Sahara. Gli anni 90 lo hanno visto trasferirsi a Londra, dove ha revitalizzato la sua carriera teatrale nei prestigiosi teatri del West End. La sua partecipazione nel film Starsky Hatch del 2004, in cui ha fatto un cameo insieme a Paul Michael Glaser, è stata un toccante omaggio alla serie che ha definito una parte significativa della sua carriera. Il film è stato un modo per Sole e Glaser di condividere un ultimo saluto con i fan della serie. Consolidando il loro status di leggende televisive. David Sol ci lascia all'età di 80 anni. Ma il suo lascito artistico rimarrà vivo nei cuori dei suoi fan e nella memoria collettiva. Dell'industria dell'intrattenimento. La sua carriera eclettica e la sua personalità affascinante saranno ricordate come un faro. Luminoso che ha illuminato il mondo dello spettacolo. Addio a un'icona indimenticabile. Grazie per averci seguito, qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti. Mix e mastering, canzoni inedite su commissione, trascrizioni spartiti. Idee regalo creative per ogni occasione come dediche musicali personalizzate o vignette. Potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito Audiofollia. Alla prossima!